lejana tierra mía, bajo tu cielo, bajo tu cielo. Quiero morirme un día con tu consuelo. Lejana tierra mía, bajo tu cielo, quiero morirme un día con tu consuelo. Cantava Carlos Gardel con quel sorriso che faceva innamorare chiunque avesse la fortuna di incrociarlo. Quell'espressione, a metà strada tra beatitudine e malinconia, concessa solo al dio del tango. Silenzio de pianadea, che solo quiebra la serenata. Il suo volto rappresenta ancora oggi più di un'icona, poiché, osservandolo bene, si colgono quei valori che riassumono un fenomeno sociale e musicale nato sotto la bandiera della contaminazione, della mescolanza di geni e generi, del gettare il proprio cuore al di là del mare, concedendosi la speranza del ritorno. L'Argentina parla di questo in ogni angolo delle sue città. Per le vie di Buenos Aires, dove anche lo smog, se lo sai annusare nel modo giusto, diventa poesia. Negli affollati caffè di San Telmo e nei taxi, dove la temibile stretta di mano di un conducente di origine italiana ti fa capire che le sue radici tirano ancora verso la tierra lejana. Tengo miedo que las noches que plovolan entre recuerdos se encadenen en mi soñar, pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar, y aunque el olvido que todo destruye haya pasado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Eso. Si dice che Carlos Gardel ed Enrico Caruso si fossero incontrati un giorno in Brasile e che il grande tenore italiano, dopo averlo ascoltato in audizione, apostrofò così il padre del tango canción. Lei canta come se avesse una lacrima nella gola. Dopo tali parole, raccontano i testimoni, si abbracciarono. Leggendo di questo evento prese vita il recital Passion y Canto, la musica italiana incontra il tango. Quest'oggi nei nostri studi abbiamo Giacomo Medici, è venuto a trovarci perché Giacomo è pronto per affrontare un altro viaggio, un'altra avventura. Benvenuto da noi, Giacomo. Sì, sono in partenza per una nuova avventura musicale e credo anche personale, perché dovrò tornare in Argentina, questa è la mia terza volta, e questa volta per affrontare un repertorio di tango. Sarà un tributo a Carlos Gardel e alle grandi voci del tango che si incontreranno con la musica italiana. Giacomo, per te è una bella responsabilità, visto che vai in Argentina, terra del tango, con la sua passionalità, con il suo colore. Senza dubbio vado con grande entusiasmo, avendo ricevuto l'invito a tornare per poter affrontare questo tipo di repertorio, senza dubbio non ci ho pensato due volte. Anzi, tra poco dovrò anche fare le valigie perché il mio aereo sta quasi per partire. Giacomo, noi ti ringraziamo naturalmente per la tua presenza e ti aspettiamo al tuo ritorno per raccontarci le impressioni di questa tua avventura in Argentina. Durante questa nuova esperienza ebbi il privilegio di incontrare, tra un concerto e l'altro, alcune comunità di italiani trapiantati in terra latinoamericana. Ovviamente, alla luce delle mie origini, l'accoglienza degli italiani d'Argentina fu affettuosa come il bacio di una madre al figlio tornato dal servizio di leva. Alla salute dei marchigiani. Bene, alla salute. Come se stessi portando con me un po' di aria delle nostre colline, da respirare a pieni polmoni e nel più breve tempo possibile. Pensai in quel momento al mare cantato dal mio omonimo, nel quale tutti avrebbero voluto naufragare ancora. Así, en esta inmensidad, mi pensamiento se hunde y naufragar me es dulce en este mar.
Dal quartiere Archi di Ancona alla Boca di Buenos Aires, dove si trova il famoso Caminito e dove prevalentemente vivevano immigrati italiani impegnati nell'industria navale, il passaggio è più breve di quello che si possa immaginare. Come ha scritto qualcuno, il mare non divide, unisce. Proverò a raccontare i volti e le storie di queste persone, partendo da Nazareno Anconetani, protagonista dell'omaggio andato in scena, guarda caso, nell'Espacio Cultural Carlos Gardel. Ebbi la fortuna di conoscere Nazareno nel 2012 grazie a Catalina Maria De Faccio della Società Friulana di Buenos Aires, operatrice culturale ed amica che mi accompagnò in visita al Museo della Fisarmonica Anconetani. Honduras. Quindi è stata la prima fisarmonica costruita? Qui. Nel barrio del quartiere di Palermo. Questa. La sua storia è quella di tanti immigrati che salirono a bordo di una nave, con sogni nella tasca destra e idee concrete in quella sinistra, pronti a rimboccarsi le maniche. I minieri acquistavano la fisarmonica e pagavano con l'oro. Amico di Paolo Soprani di Castelfidardo e rappresentante di fisarmoniche, il padre di Nazareno, Giovanni Anconetani, lasciò Loreto nei primi anni del Novecento con le idee ben chiare. Sbarcare in Argentina nel nome della musica e fondare, un giorno, la sua azienda. Questo settembre, alla mia seconda visita al Museo Anconetani, non trovai più Nazareno, recentemente scomparso. Il profumo che respirai mettendo piede in quel mondo ancora intatto fu però lo stesso. Ad accogliermi furono le sorelle di Nazareno, Aida e Susanna. Erano veramente una macchina di producir, l'abuelo, l'abuela e los cuatro hijos. Nosotros no tuvimos la suerte de conocerlo al abuelo, porque cuando se casaron los hijos, el abuelo ya había fallecido. Pero a través de todas las historias que nos narraba la abuela, que nos narraba mi papá, mis tíos, los clientes, los amigos, es como si lo hubiésemos visto, ¿entendés? Y no nos alcanza el tiempo para entender cómo pudo hacer tantas cosas en poco tiempo, porque era un iluminado de la época, un hombre extraordinario. Mi abuela sí la conocimos bien, y era increíble, buenísima. Trabajó hasta los 83 años en el taller como una obrera, y aparte hacía todo casero, la pasta, los domingos, las galletas, las salsas de tomate, todos los dulces, todo lo que vos pidieras tenías hecho. Una mujer increíble. El amor de Nazareno fue siempre, a pesar de hacer acordeones, el amor de Nazareno fue siempre la batería y el jazz. Y bueno, es el día de hoy que escucho tocar la batería y lo veo. Decía a veces, pero usted con la orquesta, ¿cómo hacía? ¿Se ponía de novio? Y sí, dice. Y yo después, claro, me cansaba. Entonces le decía, me voy por 2 o 3 meses a hacer una gira. No, mentira. Entonces dice, ay, ¿cómo vamos? Y no sé, cuando vuelva, no sé qué pasará, pero cualquier cosa te llamo. Ya no la llamaba más, pobre chica. Questo è l'antefatto che portò alla messa in scena dell'omenage a Nazareno Anconetani, in collaborazione con alcuni artisti argentini che aderirono subito al progetto, come la pianista Florenza Iada e i maestri di tango Sandro Almirón e Soledad Quijero. Ad accompagnarmi alla fisarmonica Edgardo Giorgio, musicista e docente a Castelfidardo.
enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches dobladas de recuerdo, encadenen mi soñar. Cantare a Buenos Aires classici del tango come Volver, Naranjo en Flor, Milonga Sentimental e Los Pácaros Perdidos, per citarne alcuni, non è impresa da affrontare a cuor leggero, ma il calore del pubblico argentino sa darti quel coraggio che serve. Las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentí, es un soplo la vida. 20 años no es nada, febril la mirada, errante la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que yo. Che il mundo fuori sarà una porcheria, già lo sé, scriveva profeticamente Enrique Santos Discepolo in un tango chiamato Cambalace, dove viene descritta una Bibbia che, stanca dei mali del mondo, piangendo si lascia circondare da cianfrusaglie a poco prezzo in un negozio di roba usata. Signor, qualchiera sul ladrón, mezclao con esta vez que va Don Bosco y la Miñón. La Thatcher, Napoleón. Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los campanaches, se ha mezclado la vida. No pienses más, séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que labura, noche y día como un buey. Aquel que vive de los otros, aquel que mata, aquel que cura, o está fuera de la ley. A fine concerto qualcuno si fece largo tra il pubblico per pronunciare parole del tipo «Sono partito dall'Italia che avevo 4 anni», oppure «Quel brano lo cantava mio padre». Di questo ero davvero appagato, perché la musica si era trasformata in quello stesso abbraccio che cambiò la vita di Gardel. E, nel mio piccolo, la mia. I concerti a Buenos Aires si susseguirono al ritmo di uno al giorno, accompagnato, oltre che dal mio fido fisarmonicista Edgardo, da altri artisti. E proseguendo il ritmo di una replica della recita al giorno, finalmente arrivò il momento del relax, in uno dei tanti caffè storici della città. La foto di Gardel è dovunque, si respirano le note della sua voce, la bellezza del suo viso e l'importanza che Gardel rappresenta a questo paese. Cabeza de un noble potrillo que justo el araya afloja al llegar y aquel regresar parece decir no olvides hermano vos sabés no hay que jugar por una cabeza me tejón de un día. L'immagine degli dei del tango come Carlos Gardel e Roberto Goyeneche affisse in qualunque caffè della città, lo sguardo delle donne che attendono un cenno ai tavoli delle milonghe. Le note di miele e ruggine di un bandoneon. Con questi sapori in bocca lasciai Buenos Aires per dirigermi a La Plata, invitato al festival Italia para Todos e ospite di Giuliano e Juan Pedro Brandi del centro marchigiano della città, che si presero cura di me per tutto il tempo della mia permanenza. Siamo con i rappresentanti marchigiani di La Plata, eccoli. Uno, Juan Pedro,
e Giuliano e ci fanno fare un bel giro turistico alla Plata. Questa è la meravigliosa cattedrale. Cattedrale, esatto. Stupenda. La musica non poteva aspettare e la Plata è piena di musica. Sì, 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 sì. Ebbi l'onore di essere intervistato, subito dopo il mio arrivo, dai microfoni della radio Universidad Nacional de La Plata, una delle più antiche di tutta l'Argentina. Un grande piacere che ci accompagna qui. Buongiorno a voi e a tutti i vostri ascoltatori, per me è un onore essere in una radio così piena di storia. Tu sei nato dove, Giacomo? Io sono nato a Iesi, che è una città bellissima delle Marche. E sono nato a Iesi, i miei studi li ho compiuti a Bologna per tornare poi a Pesaro, dove mi sono diplomato in canto lirico nel Conservatorio Rossini di Pesaro. Al termine dell'intervista festeggiamo con un pranzo tradizionale a base di asado, empanadas e, ovviamente, vino tinto. Beh, sono molto emozionato qui, ringraziarti Giacomo a tutto il gruppo qua. Facciamo pranzo dopo il gran spettacolo. E dopo il gran spettacolo. Siamo molto contenti di stare in compagnia di Giacomo, Edgardo e gli amici friulani del Friuli e qua con i marchigiani di La Plata. E tu Edgardo, che non parli mai, che dici? Niente. Stiamo aspettando una bella bisticca. Chissà cosa sta bevendo Edgardo, qualcosa che non ha mai bevuto in questa... Ah, vino rosso. Tanto per cambiare. Salute. Un abbraccio. Seppur la manifestazione raccolga ogni anno migliaia di persone, provavo la confortante sensazione del sentirmi a casa. Voglio ripagare tale dimostrazione d'affetto cantando Mi Buenos Aires querido, inno d'amore nei confronti di un paese che, per la terza volta, mi stava aprendo le braccia. A fine concerto, il pubblico si dimostrò voglioso di conoscere di più sul nostro progetto artistico. Entusiasta nello stringere una mano italiana e nell'accennare, nel caso dei più temerari, le prime note di Parlami d'amore, Mariù. Parlami d'amore, Mariù. Tutta la mia vita sei tu. Anche la cena fu all'altezza del pranzo. Carne e altre specialità della cucina argentina, come le immancabili empanadas, di cui la nostra amica Catalina è maestra. Chiacchierammo fino a tardi e ci demmo appuntamento al prossimo anno. Stanchissimo, mi stesi sul letto. Pregai la mia gola di resistere al massacrante ritmo di un concerto al giorno e salutai l'alba. L'aereo per la Patagonia stava aspettando solo noi. La città di Bahía Blanca è considerata la porta per la Patagonia, dalla quale partono quelle strade dirette alla fine del mondo. Ad aspettarci c'era Juan Carlos Paglialunga, uomo tutto d'un pezzo, ma dallo sguardo tenero. Sarebbe stato lui ad accompagnarci nei prossimi concerti. Questo Bahía Blanca è l'inizio della Patagonia. C'era una pubblicità che diceva Bahía Blanca porta e puerto del sud argentino. Bahía Blanca. Furono diversi i luoghi nei quali andò in scena Passioni Canto, la musica italiana incontra il tango. Ci fu rivolto l'invito a tornare il prossimo anno e, davanti alla statua di Pirandello, giurai che l'avrei fatto. Mi piacerebbe ricordare anche la stupenda esperienza umana ed artistica che vissi al Conservatorio di Bahía Blanca, dove si forgiano le nuove leve della musica argentina. Due diplomati al Conservatorio Rossini di Pesaro si confrontavano con docenti e studenti che operavano dall'altra parte del mondo, condividendo però intenti ed obiettivi.
respiravamo chiaramente gli stessi sogni. E per questo tornai a vedere ancora una volta il mare come un ponte che unisce, non una barriera che divide. L'attenzione dei media argentini fu altissima, curiosi di capire cosa ci facesse un cantante italiano da quelle parti. Cantò un baritono che mi disse che tiene una voz impressionante. Meno male. Che stiamo con él. El tour por Argentina en su recital Pasión y Canto, donde las melodías tradicionales italianas se encuentran al tango, acompañado por el acordeonista Eduardo. E le mattinate passarono tra un'intervista e l'altra, un raccontarsi e un tentare di spiegare come fosse nato il nostro progetto musicale. Era más blanda que l'agua, que l'agua blanda. Era más fresca que el río. Naranjo en flor y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es un ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin luz. Per me fu un continuo ritornare a quando ascoltai per la prima volta il tango Naranjo en Flor e rimasi folgorato da tanta bellezza. La stessa che provai poi, a distanza di anni, nel guardare Juan Carlos preparare la tavola per il suo asado. Per cucinarlo serve maestria ed esperienza. Un'attenzione religiosa ai dettagli, ripagata nell'affondare i denti in quelle prelibatezze. Altro rituale fondamentale per chi è intenzionato seriamente ad assorbire le tradizioni argentine è quello del mate, infuso di erbe che viene bevuto a tutte le ore del giorno nel suo peculiare contenitore, con una cannuccia di metallo chiamata bombilla. A mostrarci come si beve e si condivide con i propri cari il mate fu il piccolo Ramiro, che alla sua età sembra già apprezzarlo. Dopo questa piccola pausa rinfrancante venne ancora il momento di mettersi in macchina, questa volta in direzione Punta Alta, dove ci saremmo esibiti la sera. A prenderci in consegna fu Gian Pietro Borghero, anch'egli desideroso di raccontarci la sua storia di italiano all'estero. Io sono venuto a Punta Alta, all'Argentina, avevo 16-17 anni. Lungo le strade argentine capita spesso di trovare dei piccoli templi di colore rosso in onore di Gaucho Gil, figura emblematica entrata per acclamazione popolare nel Paradiso dei Santi. Dipinto da tutti come una sorta di Robin Hood ed eroe della guerra contro il Paraguay, è oggetto di assoluta devozione. Le sue origini si confondono tra storia e leggenda. E dopo la leggenda, mai spentasi e giunta fino ai giorni nostri, è bene tornare a quei personaggi in carne ed ossa che abbiamo incontrato lungo il cammino e che ci hanno aiutato a capire l'Argentina di oggi. Tra questi anche il console italiano di Bahia Blanca, Marco Nobili. Facendo questa vita devi reinventarti ogni volta. Io dicevo a Carlo, arrivi qui e non sai come funziona il benzinaio, perché in una parte c'è il service, nell'altra fai da solo, però se fai da solo devi alzare, premere il pulsante, ma qualsiasi cosa, ci sono moltissime cose che cambiano nella vita quotidiana e tutti i giorni. Mm-hmm. E quindi è un po' come tornare bambini, perché ti reinventi, certo. Riparti da capo,
parte la lingua, ma qualsiasi cosa. Seppur la Patagonia colpisca per i suoi cieli senza cornice, il vento che ti accarezza con forza e le strade che sembrano non finire mai, la nostra serrata tabella di marcia ci riportava alla realtà. Chiesi però di far visita, prima del concerto, a Berto Scaccia, titolare di una piccola azienda di caffè e proprietario di un antico bandoneon, strumento principe del tango. Bueno, este bandoneón es de mi papá, que lo compró cuando él tenía 16 años, y creemos que es un bandoneón de los primeros años del siglo pasado, o sea, 1906 pensamos que puede ser. Tiene una pequeña restauración, pero estamos creídos de que son de los bandoneones más jerárquicos que tenemos acá en la Argentina, ¿no? Dopo l'ennesima esibizione giunse il momento di tornare a Bahia Blanca, consapevoli che un corpo solo non sarebbe bastato per contenere tante emozioni. Mi Buenos Aires querido, quando yo te vuelva a ver no habrá más pena ni olvido, recita il tango, e così fu effettivamente. Tornati nella capitale, ad aspettarci trovammo Catalina, pronta a condurci verso gli ultimi palcoscenici sui quali avremmo messo piede. Ne mancavano due, ma erano tra i più importanti. Prima di concentrarci, ci concedemmo l'ennesima passeggiata per la città, ad ogni angolo della quale c'è un musicista o una band intenta a regalarti la magia della musica. L'esibizione presso la Società Friulana di Buenos Aires registrò una grande affluenza di pubblico. Sono le 9. Va benissimo, iniziamo adesso. Florencia, lo sé, Florencia Ayala. Mi querida Florencia, ¿todo bien por aquí? ¿Lista para empezar? Sí, todo bien. Lista para empezar. Pronto, Gardo, sí. Barona, la que es del mundo, Barona, va a desarte bien, Barona, volve a cargar, porque ya te pierdo realme, no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa haberme tirado a tus pies. Valore aggiunto fu la presenza del fisarmonicista Luigi Carniglia, sensibile e raffinato interprete del tango. Trascorso quasi un mese dal nostro primo concerto, quel giorno tornammo in albergo a tarda notte. Io mi accesi una sigaretta, sospirai profondamente e mi preparai per il nostro ultimo tango a Buenos Aires. Era prevista una nostra esibizione in occasione della consegna del premio alla carriera a Maximiliano Guerra, noto ballerino classico argentino. Sarebbe stata la gustosa ciliegina sulla torta, se non avessimo ricevuto una chiamata dall'organizzatore, seduti al ristorante, che annunciava la cancellazione della manifestazione per pioggia. Accolsi la notizia senza dispiacermi, perché in quell'esatto momento mi trovavo a tavola con amici stupendi, perché presto sarei tornato a casa e perché
a Buenos Aires, anche la pioggia profuma di tango. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestas. Quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando. Por lo que más tú quieras, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días desesperando y tú, tú contestando quizás, quizás, quizás. Más tú quieres.